Chiusura col botto e bagno di folla per la 38esima estate internazionale del folklore del Parco del Pollino. Applausi e cori da stadio per l'evento intriso di tanti elementi: intrattenimento, spettacolo sociale ed incontri, soprattutto tante culture e tradizioni che si sono unite in un unico abbraccio, quello della fratellanza. È stata una serata magica, così come hai detto, a parte l'esibizione. Le due coreografie, quella iniziale e quella finale fatta da Tilde Nocera, un finale scoppiettante, un finale che ha coinvolto tutti i gruppi e che non volevano più scendere dal palco perché talmente era la voglia ancora di restare e perché la gente è rimasta seduta fino all'ultimo, la piazza è stata gremita e anche la stessa piazza non voleva che finisse lo spettacolo. Questo per noi organizzatori è motivo di grandissimo orgoglio e ci farà andare avanti perché questa è la direzione giusta verso il quale l'estate internazionale del folklore dovrà proseguire anche in futuro. Un lungo viaggio durato 5 giorni, dove gli attori principali sono stati gruppi provenienti da Bolivia, Bulgaria, Filippine, Kazakistan, Kenya, Romania, Taiwan e naturalmente Italia, con il gruppo folclorico ospitante la kermesse città di Castrovillari, che nell'ultima serata si è esibito con un quadro che ha rappresentato un momento quotidiano della vita castrovillarese a Chiazza, ovvero il mercato, anima pulsante di una comunità. Antonio Notaro, smessi i panni di direttore artistico del festival, ha indossato quelli di direttore d'orchestra per accompagnare il suo gruppo, che ha tenuto il palco dall'inizio alla fine su una coreografia di Maurizio Campolongo. Vincente è stata anche la scelta della location dell'evento, Piazza Biagio d'Arienzo, trasformata da parcheggio ad un grande teatro all'aperto, capace di contenere 2.000 persone, di cui 1.200 seduti comodamente. C'erano tanti dubbi su questo luogo, su questa piazza Biagio d'Arienzo, invece la gente ha riscoperto questo luogo e lo ha riscoperto come luogo di spettacolo. Noi abbiamo voluto valorizzarlo, ci siamo riusciti, la gente è rimasta soddisfatta e questo è un motivo di grande soddisfazione. Un gradito ritorno dopo 9 anni dell'antropologa e giornalista Genevieve Macaping, che ha presentato tutte le serate coadiuvata dal direttore artistico Antonio Notaro. Io sono una figlia di questa terra, io ho vissuto più in questa terra che nella mia terra natale, quindi come faccio a non dare tutte le mie benedizioni a un evento come questo. Un lungo viaggio fatto di culture, usanze e tradizioni di terre lontane che si sono incontrate a Castrovillari, miscelandosi alle nostre radici in un'esplosione di colori, profumi, lingue e religioni diverse, armonizzandosi in un unico abbraccio, raccontato anche dalla coreografia montata da Tilde Nocera, interpretata dalle ragazze del progetto CEA, Centro Espressioni Artistiche, e da alcuni componenti dei gruppi partecipanti alla kermesse. Siamo molto felici, molto contenti, ma più di tutto dei risultati, di quello che si è creato insieme. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale EIF per la direzione artistica di Antonio Notaro, con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, inserito nel brand Castrovillari Città Festival, sotto l'egida del CIOF. A portare i saluti al popolo del festival, l'assessore all'ambiente del Comune di Castrovillari, Pasquale Pace. Sul palco poi è salita Cati Oliva, presidente dell'associazione Fatto in Calabria, associazione che promuove la Calabria Città più bella, che ha premiato il direttore artistico EIF Antonio Notaro, che da ben 38 anni è riuscito a creare e a mantenere vivo un festival di questa portata, trasformando Castrovillari nell'ombelico del mondo del folklore. E proprio sul festival, giovanissimo cantautore castrovillarese Carmine Mazzotta, vincitore del premio Manente 2023 con il suo gruppo I Castrum, ha inciso insieme al suo collaboratore Fabiano Perrupato un pezzo dedicato alla manifestazione di inserito nel suo ultimo lavoro discografico dal titolo A Cuore Aperto, eseguito con alcuni componenti e le orchestre di tutti i gruppi presenti alla manifestazione.